E buongiorno e benvenuto su Let's Talk About. Io sono Saga e in questo video torneremo a parlare del recovery plan di Hyperverse perché andremo a vedere se io ho perso davvero un'occasione con Dauversal. Ne parliamo dopo la sigla. Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo di lasciare un bel like su questo video perché mi interessi davvero tanto a far crescere il canale. Io porto sempre questi contenuti in modo gratuito e un modo per sostenermi è semplicemente andare a premere quel like. Altra cosa che ti chiedo, se non l'avessi già fatto, di iscriverti al canale e premere sulla campanella, così verrai notificato non appena pubblicherò un nuovo video. Dunque, ormai sono mesi che ne parlo, ho portato diversi contenuti sul recovery plan di Hyperverse, ovvero di come andare a recuperare i fondi ormai fermi da anni su Hyperverse. Il processo è abbastanza semplice, ti ho spiegato tutto nei video precedenti. Se te li sei persi, ti lascio tutto qua sotto, recuperali anche solo per conoscenza, perché è molto importante essere a conoscenza di come fare questo passaggio. Il tutto comunque si traduce di portare tutti i tuoi fondi fermi su Hyperverse su un'altra piattaforma che si chiama Dauversal. Da qui comincerà un piano di recupero completamente gratuito, ma che potrai velocizzare andando a comprare dei pacchetti cosiddette terre. Allora, partiamo dal fatto che io non sto usando Dauversal per un motivo molto semplice. I pacchetti da acquistare in modo gratuito partono da $5,000. I miei fondi su Hyperverse si fermavano a 4,100 erotti, insomma, quindi non arrivavo a 5,000. L'unico modo che si ha, se si è nella mia situazione, quindi che non si arriva a 5,000, è avere qualcuno che vi aiuta versando magari dei dollari che ha avanzato su Hyperverse. Però attenzione, perché si possono fare solo due invii, uno da Hyperverse e uno da Hypernation. Vuol dire che se io porto i miei $4,100 da Hyperverse ad Dauversal, gli altri 900 me li potranno dare soltanto da Hypernation. Ed è qui il problema, che Hypernation ce l'hanno veramente in pochi. Quindi non ho trovato nessuno che ha avanzato $900 su Hypernation e che abbia poi potuto darli a me. Anche perché se tu ne avessi avuti ad esempio 5,900, una volta che tu trasferisci i tuoi 5,000, quei 900 rimangono lì appesi, sprecati. A quel punto tanto vale darli a qualcun altro per aiutarlo a recuperare, tanto ti ripeto, o fai così o vengono buttati, non te ne fai nulla. Il succo del discorso è che comunque non ho raggiunto i miei 5,000 e quindi non ho comprato il pacchetto di recovery plan, quindi non ho potuto iniziare a fare questo recupero di fondi. Sicuramente se io fossi arrivato a 5,000 avrei poi comprato anche del land per velocizzare il recupero. Qual è il problemone? Il problemone è che Dauversal non è Hyperverse, quindi Dauversal comunque funziona per i fatti suoi. Che poi abbia deciso di acquistare tutta la clientela di Dauversal per portarsela in casa e dare questo recovery plan è un altro discorso. Resta il fatto che Dauversal funziona da sé. E se un po' che mi segui, come sai, io ho utilizzato e utilizzo tantissime piattaforme, cerco di prenderle appena escono fuori, perché comunque è vero, a volte può andare male e si possono avere delle perdite, ma è anche vero che a volte può andare bene e a volte può andare anche molto bene, quindi io preferisco cercare quella che mi attira di più e andarla a utilizzare. Bene, con Dauversal non l'ho fatto perché non sono arrivato a questi 5,000 e quindi non ho voluto comprare una land. Ripeto, ovviamente avrei potuto anche soltanto comprare le land senza fare il mio recovery plan, però forse perché mi è dispiaciuto il fatto di non poter trasferire i miei 4,100, ho deciso di lasciare perdere tutto. Quindi no, non sto usando Dauversal, non ho un account attivo, o meglio sì, ce l'ho attivo, ma col mio bellissimo zero nel mio portafoglio, quindi insomma non sto facendo assolutamente nulla. Quello che ora mi chiedo e che mi chiede la gente è: ma non mi sono perso un'occasione con questo Dauversal? Ed è proprio qui che voglio arrivare. Se per caso tu stai utilizzando questa piattaforma, fammi un po' sapere che cosa ne pensi. So che moltissimi di voi hanno paura del cosiddetto scam, quindi hanno paura che sia tutta una fregatura solo per convincere chi era su Hyper a portare appunto i suoi fondi tanto ormai bloccati e poi acquistare delle land per andare a velocizzare questi fondi che comunque mai arriveranno. È anche vero però che i fondi per ora stanno arrivando, quindi i prelievi stanno funzionando e tutto sta funzionando perfettamente. Non conosco nessuno che ha utilizzato Dauversal senza aver portato anche dei fondi da Hyper, quindi nessuno che si è messo a comprare land senza avere un vissuto su Hyper. Se sei uno di questi, scrivimi qua sotto nei commenti come sta andando e che cosa ne pensi. Per quanto riguarda i guadagni, le rendite, quanto si guadagna, quanto si recupera, ne ho già parlato in altri video. Trovi tutto sempre qua sotto in descrizione. Negli altri video c'ho anche proprio delle slide, dei PDF, dove spiegano esattamente il guadagno giornaliero, come calcolarlo, come farlo. Se
se avevi fondi swiper, se non li avevi, ti spiega tutto. Per gli abbonati al canale del terzo livello, tra l'altro, basta che mi contatti e ti posso mandare questi PDF in modo che te li puoi studiare un attimino, e se devi fare un piano di recupero con i tuoi fondi fermi, puoi calcolare come fare il recupero. Ripeto, si può farlo anche gratuitamente senza investire neanche più un euro. Quello che voglio capire ora è, chissà se mi sono perso un'occasione, perché appunto arrivando solo a 4100 io non credo che utilizzerò Doversal, a meno che mi partirà il trip e cambierò idea, ma non penso, quindi credo che non parteciperò a questa piattaforma e quindi non posso far altro che viverla da spettatore, stando al di fuori, a guardare come sta andando. È per questo che chiedo proprio a te, che magari la stai utilizzando, di aggiornarmi come sta andando scrivendomelo appunto qua sotto. Se non fossi stata a conoscenza di tutto questo, sappi che puoi ancora farlo, quindi puoi ancora trasferire i fondi che hai fermo su Hyperverse o Hypernation e portarli su Doversal. E ti ripeto, questo passaggio è completamente gratuito, quindi non farlo non ha assolutamente senso. I pacchetti che puoi comprare gratuitamente sono tre, ce n'è uno da 5.000, uno da 50.000 e uno da 500.000. E se puoi farlo, ripeto, fallo. Quindi trasferisci questi fondi che ormai sono morti, perché l'Hypertech ha detto che questi fondi, se lasciati lì, sono morti. Quindi trasferiscili, comprati il pacchetto gratuito e comincia il recupero. Poi deciderai con calma se comprare le land, se velocizzare, se non velocizzare. Non ti posso dare molte info io, proprio perché non lo sto utilizzando. Dovrai valutare te. Per questo ti dico, leggiti i PDF che ho, studiatela bene e decidi che cosa fare. Se ti servono informazioni aggiuntive o tutto il materiale che può esserti utile, non ti resta che contattarmi e ti passo tutto quanto. Io direi che per questo video è davvero tutto. Se non l'avessi fatto, ti chiedo ancora di lasciarmi un bel like, perché mi aiuteresti davvero tanto a far crescere il canale. E altra cosa importantissima, ti chiedo anche di iscriverti al canale e premere sulla campanella, così verrai notificato non appena pubblicherò un nuovo video. Grazie mille e noi ci vediamo nel prossimo contenuto.